Partita difficilissima, lo sapevamo, ce l'avevamo detto, il Napoli è la squadra che è più in forma di tutti, la squadra che secondo me gioca meglio di tutti, ha grande individualità, ha diverse soluzioni di gioco, una squadra che tiene il possesso palla, lo sapevamo, tutti questi dati e non per caso, insomma, è prima in classifica. E avevo detto prima della gara che contro questo Napoli serviva a raddoppiare, triplicare le forze. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. Penso che bisogna anche essere obiettivi e dire che quando l'avversario è nettamente più forte va incontro, insomma, a partite del genere. E ci hanno perso squadre molto più importanti del Frosinone, hanno preso 5 gol a Lazio, ha preso 4 gol Milan. Figuriamoci se ci dobbiamo meravigliare del risultato di oggi. E non ci meravigliamo, è normale che a volte certe partite possono incanalarsi in situazioni diverse, però contro questo Napoli, il Napoli di oggi, trovo difficile attribuire colpe ai miei giocatori che comunque hanno dato l'anima o colpe al modulo, perché sappiamo tutti che il Napoli contro qualsiasi modulo ha sempre fatto gare e vittorie importanti. L'importanza che do al titolo di campione d'inverno è quella, è nessuna. Purtroppo è un puro dato statistico, ma non ha nessun tipo di rilevanza, quindi è inutile appellarsi anche a una statistica riguardo il passato. Noi sappiamo che siamo cresciuti, sappiamo che per rimanere competitivi dobbiamo crescere ancora. Non sappiamo fino a dove possiamo arrivare, siamo un maratoneta che è a metà maratona sta dicendo per ora ce l'ho fatta, però c'è 21 km all'arrivo, quindi non lo so, e siamo anche un maratoneta che non ha grande abitudine a correre le maratone, quindi non lo so, quello che possiamo fare è l'importanza zero. Obiettivamente questo Napoli, se posso azzardare, è la squadra più forte che abbiamo incontrato e ci ha messo in difficoltà dall'inizio alla fine, hanno delle individualità incredibili e purtroppo per il passivo, peccato per il passivo così pesante, però alla fine la sconfitta ci sta. È la squadra migliore del campionato e oggi l'hanno dimostrato. Noi purtroppo è capitato proprio la giornata magari dove ci hanno messo proprio in difficoltà, dove non sapevamo in mezzo al campo dove andare, ma è sicuramente merito loro. E noi abbiamo fatto un passo importante in avanti contro il Sassuolo, ma oggi dobbiamo azzerare subito. Mister ci ha detto di non pensare a altri risultati e noi dobbiamo pensare a noi stessi. Infatti ha ragione. E come ho detto, da martedì dobbiamo pensare a Sassuolo e niente d'altro. Marek, l'avversario da battere nella corsa scudetto qual è? Ah, sono tante, sono tutte 4-5 squadre che siamo tutte lì, però noi dobbiamo guardare per adesso noi stessi e concentrarci nel nostro gioco e quello è tutto.